L'assessore ha ricordato che io sono già stata a Sassuolo, la piazza è molto bella, ma io ho un bellissimo ricordo anche del teatro, che è molto bello ed è un grande segno di civiltà culturale, che vuol dire che c'è una storia dietro. Ora, perché il tema dei beni comuni è tornato con tanta insistenza, io vorrei quasi dire con prepotenza, nella discussione pubblica, e dico la discussione pubblica planetaria, anche se in Italia ha trovato momenti di particolare intensità. Io non credo che sia eccessivo o enfatico dire che siamo di fronte a una discussione planetaria, questa sui beni comuni. Io ricordo soltanto che pochi anni fa, pare tre, il premio Nobel dell'economia è stato attribuito a due studiose americane, Hess e Ostrom, proprio per le loro ricerche sui beni comuni, in particolare il loro libro tradotto in italiano ha proprio come titolo La conoscenza come bene comune. Aggiungo che la scarsità dell'acqua e i problemi quindi della sua gestione sono diventati assolutamente drammatici. Ne aveva parlato con lungimiranza Vandana Shiva, che è stata anche ospite del Festival della Filosofia, parlando del rischio ormai diventato reale di guerre dell'acqua. E tema che oggi è al centro dell'attenzione mondiale, perché l'acqua sta diventando un bene sempre più scarso e se ne parla addirittura come dell'oro bianco in tutta una serie di paesi del mondo, e sapete che l'anno scorso in Italia 27 milioni di cittadini hanno votato contro la privatizzazione dei servizi che riguardano appunto l'acqua, che non può essere dunque considerata come un oggetto di profitto. Nello stesso tempo, in giro per il mondo, dalla Finlandia al Guatemala, costituzioni e leggi riconoscono l'accesso a internet, dunque alla conoscenza che noi possiamo trovare su internet, come un diritto fondamentale della persona. E uno degli inventori del web, della rete, che si chiama Tim Berners-Lee, ha giustificato questo diritto di accesso a internet, dicendo proprio che l'accesso alla conoscenza in rete è come l'accesso all'acqua, come la vita ha bisogno per poter andare avanti dell'acqua, così la formazione della personalità di ciascuno di noi ha bisogno di conoscenza che può attingere, uso questa parola che viene proprio dal mondo dell'acqua, che può attingere con un'ampiezza sconosciuta alla storia precedente dell'umanità, proprio sulla rete, e lo sanno molto bene le persone più giovani. Ecco, vecchio e nuovo si congiungono, l'acqua e la conoscenza in rete, e i beni comuni si presentano come quelli necessari alla realizzazione di bisogni vitali di ciascuna persona. In Italia l'espressione è entrata a tal punto nell'uso che io sono stato colpito dai titoli di alcuni giornali. Sul Corriere della Sera l'anno scorso c'era un titolo nelle pagine culturali: i poeti sono un bene comune. Qualche giorno fa su Repubblica, sempre pagine culturali, titolo: le idee sono un bene comune. E il segretario del PD ama farsi riprendere per alcune interviste televisive con uno sfondo su cui campeggia la scritta Italia bene comune. Ora, può darsi che ci sia un'inflazione in questo uso dell'espressione bene comune anche in situazioni nelle quali poi forse un giurista, ma anche un comune cittadino, qualche dubbio può averlo. La poesia è certamente un fatto fondamentale anche nella vita delle persone, ma definire i poeti un bene comune forse può essere eccessivo, e quindi c'è un problema di definire con precisione quali sono le condizioni d'uso di queste parole. Ma questa popolarità dell'espressione a me tutto sommato piace,
perché testimonia di un'attenzione diffusa che non può essere lasciata cadere e già alimenta discussioni e conflitti politici fino a far pensare e scrivere che solo nella dimensione del comune è possibile una rigenerazione del mondo. Il fatto che se ne parli tanto di beni comuni è un fatto positivo, perché vuol dire che nell'orecchio delle persone questo tema è entrato e quindi si può sperare in un'attenzione tale da far sì che nelle varie agende politiche che ci accompagneranno nel futuro questo tema raggiunga i primi posti. Però io ho detto all'inizio che perché torna il tema dei beni comuni, perché ho usato questo verbo ritorno e perché in un festival dedicato alle cose questa mia lezione è centrata su una parola diversa, cioè sulla parola bene, non cosa. Ora, nella discussione dei giuristi, che io non vi infliggo adesso, il tema del rapporto tra i beni e le cose è antico e si dice le cose apparterrebbero solo al mondo materiale e solo con l'artificio del diritto poi si trasformerebbero in beni, rendendoli oggetto di potere esclusivo di una persona. Le cose girano per il mondo, ma a un certo punto, se qualcuno può vantare un diritto su di essi, ecco che queste cose non appartengono più a una molteplicità indifferenziata di oggetti, ma diventano un bene soggetto al potere di qualcuno. E in secondo luogo incorporano il valore economico. Questo è il punto. Diventano attraverso lo strumento del diritto beni nelle mani di qualcuno con un valore economico. E questo spiega perché a un certo punto, attraverso la riflessione dei giuristi soprattutto, ma non solo, si è cominciato a parlare di beni immateriali, che sembrerebbe una contraddizione, perché la parola bene, come la parola cosa, ci rinvia a qualcosa di tangibile, di fisico, e invece l'immateriale è qualcosa che ci allontana proprio dalla materia così come noi la conosciamo. E le cose sembrano dunque appartenere a una dimensione diversa da quella identificata attraverso il termine giuridico di bene. E si parla, per esempio, e uso le parole latine non per fare sfoggio di erudizione, ma per mostrare quanto lunga sia questa storia e quanto risalente l'attenzione per questo tema, si è parlato di res extra commercium, cioè di cose che non sono oggetto di mercato. Espressione antica e non di beni, quasi dicendo che vi sono entità nel mondo di cui la logica del mercato non si può impadronire, non sono nella logica del commercio, dello scambio di cose con denaro, di cose con altre cose, e di cui invece le persone e le collettività possono godere in modo diverso da quello della proprietà esclusiva. La proprietà esclusiva è: questo oggetto è mio e nessun altro può metterci le mani sopra. Ora, dobbiamo concludere che il mondo dei beni comuni si apparenta più con questo modo antico di guardare le cose, diverso da quello puramente economicistico dei beni? Questa è una domanda che io faccio e lascio un po' cadere, perché ci mostra che nella dimensione giuridica almeno l'espressione dei beni comuni non ci parla solo di una discontinuità. C'è qualche cosa che è comparso improvvisamente sulla scena del mondo nell'ambito del dibattito politico che prima non c'era. Non è così. E la storia ce lo conferma in molti modi. Noi siamo sulla piazza di Sassuolo, ma dobbiamo dire siamo nel comune di Sassuolo. E questo comune ci riguarda da vicino, perché il comune è qualcosa che riguarda l'organizzazione politica e il comune è un'espressione
che appartiene molto in particolare alla storia dell'Italia, ma non di tutta l'Italia, perché la storia dei comuni, dei municipi, delle torri si arresta, finisce a Roma, finisce nella piazza del Campidoglio, e c'è invece questa costruzione dei cittadini che si sottraggono al potere feudale, che si costituiscono in organizzazione comune, che in qualche modo si autogovernano, che si separano però anche dagli altri, perché storicamente i comuni sono cinti da mura, ci sono vestigie straordinarie di queste mura di confine tra la città e il resto, che ancora compaiono nelle città italiane. E allora il problema è lì. Se noi possiamo associare questa parola del comune, che quindi è una parola carica di significato storico, anche con l'idea di beni comuni, e se questo tema dell'associazione tra i beni e l'organizzazione politica può essere mantenuta quando siamo passati da un modo di organizzarci o di auto-organizzarci, che era quella del comune medievale, che poi ha proseguito la sua storia, quando invece noi siamo entrati in un'altra dimensione politica, che è quella della democrazia, nella quale queste separazioni evidentemente sono state abbandonate. Io riprenderò alla fine, conclusivamente, questo tema della democrazia, che per molte ragioni è evidentemente un tema carico di attualità, perché mi limito a fare un piccolo ritorno alla questione dei referendum. Voi sapete che, malgrado quel voto di 27 milioni di persone, c'era stata una terribile resistenza delle istituzioni, anche dei comuni, nell'accettare il risultato referendario, perché non era soltanto dire non vogliamo la privatizzazione, ma era anche dire l'acqua non può essere fonte di profitto, e poiché intorno all'acqua ci sono enormi interessi, si è cercato di vanificare il risultato referendario, finché per fortuna è intervenuta la Corte Costituzionale dicendo il voto dei cittadini deve essere rispettato. Un punto però io lo devo ricordare, e cioè che quando oggi noi parliamo di beni comuni c'è un rischio, e cioè che noi, invece di guardare al presente o al futuro, facciamo in qualche modo un tuffo nel premoderno, una storia lontana che secondo me non può essere avvicinata a quella che stiamo vivendo. Mi spiego, con un esempio che è il più clamoroso tra gli esempi che vengono fatti per dimostrare l'importanza di questo tema. Intorno al 600 in Inghilterra c'è stata quella che è chiamata giustamente la chiusura dei beni o dei fondi comuni. Che cosa è avvenuto? I beni comuni, proprio legati alle piccole comunità, erano i pezzi di terra, i territori nei quali tutti i cittadini di quella comunità andavano liberamente per esercitare alcuni diritti, che erano il diritto di far pascolare gli animali, quello che si chiamava diritto di legnatico, cioè fare la legna, e attingere acqua. Questo era ritenuto un diritto delle comunità, e quelli erano appunto i commons, la parola inglese era questa. A un certo punto i commons vengono chiusi, nel senso che vengono recintati, divisi in pezzi, e ciascuno di questi pezzi non è più di proprietà, se posso usare questo termine improprio, comunque di proprietà di tutti i cittadini, ma di qualcuno in particolare, che da quel momento in poi può impedire agli altri di entrare, far pascolare gli animali, prendere legna, attingere acqua. È una vera rivoluzione da questo punto di vista, che è stata giustificata in Inghilterra con quella che è stata chiamata la tragedia dei commons. Perché? Perché si dice il fatto che tutti potessero andare a prendere acqua, legna, far pascolare gli animali, ciascuno cercava di sfruttare al massimo possibile nel proprio interesse
quel bene e andando avanti nel tempo in qualche modo lo distruggeva e quindi eliminava la produttività di quel bene per tutta la comunità. Ed ecco che si è cercato di rimediare dicendo meglio spezzettarlo, circondarlo con confini e poi renderlo più produttivo che non abbandonarlo a questa sorta di saccheggio da parte dei cittadini. Quindi una logica produttivistica che però ha cambiato l'uso dei beni e ha anche ridisegnato il paesaggio inglese, perché prima non c'erano le chiusure e da quel momento in poi le chiusure ci sono state. Ora questa frattura storica è ben presente, perché viene evocata nella discussione che abbiamo in questo momento in giro per il mondo? Perché c'è il timore che possa arrivare una seconda epoca delle chiusure. E mi spiego perché. Perché oggi noi abbiamo di fronte, e lo sapete tutti, questa realtà che ho già evocato, della conoscenza prodotta attraverso la rete, attraverso internet, che per definizione, poi ci tornerò tra un momento, è un bene che è come i commons prima delle chiusure, cioè tutti, almeno nella maggior parte dei casi, possono andare in rete liberamente e prendere le informazioni che lì trovano. Sempre più intensamente si cerca di trasformare questo accesso libero alla conoscenza in rete a un accesso mediato dalla logica proprietaria. Che vuol dire? Se tu vuoi alcune informazioni devi pagare. Già alcune di... E questo è come dire io sto recintando alcuni pezzi della rete dicendo non sono più liberi, sono di un signore che ti fa entrare soltanto se gli paghi, come dire, una tassa di entrata. Ora, questo sta avvenendo perché c'è tutta una serie di conoscenze o di informazioni prodotte attraverso le nuove tecnologie che non sono raggiungibili attraverso l'accesso libero. Quanta televisione a pagamento non ha determinato delle chiusure. Io sono un appassionato di calcio, fino a un certo punto le partite di calcio, almeno dei pezzetti o delle singole partite ogni domenica, venivano trasmesse dalle reti Rai senza che si dovesse pagare nulla. Da un certo momento in poi invece si deve pagare. E badate che, torniamo un momento in Inghilterra, di fronte a questo problema gli inglesi hanno detto va bene, possiamo ammettere questa chiusura, ma ci sono delle manifestazioni sportive che sono un bene comune. Ne hanno individuato due: la finale della Coppa d'Inghilterra di calcio e il derby di Epsom, la più famosa gara ippica del mondo. Ecco, questi non possono essere recintati, quindi devono essere, come si dice, trasmessi in chiaro. Ecco, vedete come questo gioco del comune e di ciò che invece è appropriato e chiuso da qualcuno è nella realtà. E il timore qual è? Che queste aree recintate possano estendersi. Ecco perché si parla del rischio di una seconda epoca delle chiusure. Ma io devo dire che questa rottura produttivistica che ha fatto scomparire i beni comuni, o comunque ne ha ridotto moltissimo l'ampiezza, è stata accompagnata nella storia, e qui siamo una storia ancora più vicina, è la storia tra 700 e 800 in Europa, in pratica a partire dalla Francia. Perché? Perché voi sapete c'è stato un grande passaggio, inutile che io lo ricordi, è la rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese ha un soggetto, il soggetto è la borghesia. La borghesia fa la rivoluzione non solo per
ottenere ciò che poi sarà affidato alla dichiarazione dei diritti, ma per ottenere la libertà di un bene dai vincoli feudali, che è appunto la terra, la proprietà, che aveva varie forme prima della Rivoluzione francese, viene privatizzata. I soggetti privati, i soggetti che possono possedere la terra, non sono più soggetti, perché c'era l'idea che l'intero territorio del Regno di Francia era di proprietà del sovrano, il quale a sua volta dava delle opportunità di sfruttarlo ai suoi signori, e la logica feudale era questo spezzettamento, ma non c'era libertà di accesso, di circolazione, di sfruttamento della rete. Ed ecco che si allontana in ogni modo la logica di un qualcosa di comune, e al suo posto entra, per una ragione politica, perché questa era la grande rivendicazione della borghesia vittoriosa, la proprietà privata, che viene la dichiarazione, la proprietà sacra e inviolabile. E c'è un passaggio storico molto interessante, perché voi sapete che la triade rivoluzionaria è libertà, eguaglianza, fraternità. Si è molto parlato in questi giorni nel festival della fortuna degli slogan. Credo che ogni pubblicitario vorrebbe avere inventato questo slogan che da più di due secoli fa la storia del mondo. Beh, quando Napoleone fa il colpo di Stato del 18 Brumaio, fa un proclama ai francesi e dice che lui tutelerà libertà, eguaglianza e proprietà. Cancella la fraternità. E la, perché? Perché negli anni che erano passati tra i giorni gloriosi della rivoluzione dell'89, la dichiarazione dei diritti, pensate, viene scritta in, anzi, ne manca un mese, 25 giorni nell'agosto dell'89. E allora passa la proprietà privata. Prima rottura, dunque. Il comune si allontana, ma c'è un secondo passaggio storico che dobbiamo tenere presente, perché poi contro l'idea della proprietà privata si leva già dalla prima, la seconda metà dell'Ottocento e sempre più intensamente con l'organizzazione politica della classe operaia, la richiesta di diminuire il peso, di cancellare del tutto il peso della proprietà privata. E c'è l'idea che invece i beni produttivi debbano essere in mano pubblica. L'idea delle nazionalizzazioni, che poi per alcuni regimi politici diventerà la caratteristica propria. Qui c'è un passaggio polemico nei confronti dell'idea di proprietà privata, ma che non ci porta verso il comune. Ci porta invece verso la proprietà pubblica delle istituzioni statali. Perché ho ricordato tutto questo? Perché se voi leggete l'articolo 42 della Costituzione italiana, trovate che questo articolo si apre con le parole «la proprietà è pubblica o privata». Il comune non c'è, cioè possono essere titolari di beni o i privati o lo Stato. Questa è l'idea che riflette questo. Io ho molto sommariamente ricordato questa vicenda storica, perché altrimenti non riusciamo a capire la novità dei beni comuni oggi. Però nella Costituzione italiana c'è un'apertura che ne dimostra la lungimiranza di coloro i quali l'hanno scritta, e io non mi stanco di rivendicare di fronte a polemiche contro la Costituzione che ne parlano come di qualcosa di invecchiato, di un ferro vecchio di cui dobbiamo liberarci, la lungimiranza. Aveva ragione Calamandrei quando aveva scritto che la Costituzione era presbite, cioè capace di guardare lontano. Quando fu scritta la Costituzione, anche i giuristi non capirono, per esempio, quanto fosse importante la tutela del paesaggio di cui si parla nella Costituzione, o la tutela della salute. Dissero: ma che c'entra il paesaggio con la Costituzione? Qualcuno disse: ma la salute è affare di medici. Ora,
avevano capito che queste erano le grandi dimensioni intorno alle quali si sarebbe costruito uno Stato davvero moderno. Oggi il diritto alla salute, che sembrava in un angolino, è oggi uno dei pilastri della cittadinanza che noi viviamo. Ne parlerò tra un momento. Qualcuno dice che la salute è un bene comune. Cercherò di chiarire che forse questa espressione va letta in un altro modo. Ma c'è questa lungimiranza costituzionale che, ripeto, anche quando nell'articolo 42 si prende la lezione della storia. La lezione della storia dice: c'è stato un soggetto, la borghesia, che ha voluto che i beni fossero privati, c'è stato un altro soggetto, la classe operaia, che ha voluto che almeno una parte di questi beni fossero nelle mani dello Stato. Dov'è la lungimiranza dei costituenti? Perché nell'articolo 43 non è una pedanteria da giuristi, ma entriamo proprio nell'officina della politica anche, è scritto che ci sono beni che possono essere, che si scrive in questo articolo 43, possono essere affidati a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Che cosa fanno comparire i costituenti? Fanno comparire un soggetto che non è più né pubblico né privato, che sono le comunità di lavoratori e di utenti. Guardate quanto lungimirante fosse il termine adoperato, le comunità, e che si riferivano a specifiche categorie di beni. C'è dentro l'acqua, i servizi pubblici essenziali. E dunque noi possiamo lavorare sia culturalmente sia politicamente intorno a un'idea di bene comune che già nella Costituzione trova un suo appiglio, per cui non è né velleitario né eversivo l'insistere su questi temi leggendo la Costituzione con gli occhi di oggi. E allora ci ha indicato, che cosa ci indica questo modo di guardare al mondo, perché è un modo di guardare al mondo, questo articolo della Costituzione, la discussione che si è in qualche modo avviata intorno ad essa, che c'è un modo di stabilire il rapporto delle persone col mondo dei beni che non deve essere necessariamente mediato o dalla proprietà privata o dalla proprietà pubblica. Nel senso che io posso voler accedere ad alcuni beni della vita, come può essere l'acqua, come può essere la conoscenza, senza la mediazione della proprietà privata, senza cioè dover pagare, e senza la mediazione della proprietà pubblica. Perché il mondo di Internet, che non è un mondo piccolo, perché è ormai popolato da più di 2 miliardi di persone, non è di nessuno. E di questo enorme popolo di Internet che accede a questo bene fondamentale senza mediazioni che non siano legate al fatto che questo bene è lì disponibile per tutti. Siamo usciti da questa logica binaria, da questa contrapposizione frontale pubblico-privato e siamo entrati in un'altra dimensione. E dunque ho ricordato, non per pedanteria o per fare sfoggio di piccola cultura storica, questa vicenda per dire che siamo molto lontani dal modo in cui il termine comune si declinava nel tempo dei beni comuni che furono chiusi in Inghilterra. Ma queste comunità c'erano anche in Italia, ci sono anche reliquie di questa proprietà comune. E oggi, quando noi lavoriamo su questi temi, sia come riflessione culturale, sia come azione politica, dobbiamo stare molto attenti a evitare che cosa? Di ricadere nel premoderno. I beni comuni oggi sono una cosa molto diversa da quella che avevano davanti agli occhi coloro i quali lavoravano all'epoca intorno ai beni comuni. E io ho fatto
questi continui giochi tra acqua e conoscenza, perché mi aiutano a chiarire un altro punto molto importante e significativo. L'acqua è un bene scarso e che non ammette, come dicono gli economisti, usi rivali. Cioè l'acqua o se la prende uno o se la prende l'altro, la stessa bottiglia d'acqua non la possono usare allo stesso tempo due persone. Mentre invece la conoscenza non è un bene scarso e consente usi rivali. Mi spiego un po' meglio. Se io vado in una biblioteca e mi dicono il libro è in prestito, io me ne torno a casa e devo aspettare la benevolenza di chi l'ha preso in prestito che lo riporti perché io lo possa leggere, possa dunque accedere alla conoscenza incorporata in quel bene che è il libro. Su internet io vado in un certo sito e non c'è questo limite, perché a quel sito, compatibilmente poi con quelle che sono le regole tecnologiche, possono accedere nello stesso momento centinaia di migliaia di persone. Quindi la conoscenza non è un bene scarso ed è suscettibile di usi rivali, nel senso che diverse persone possano accedere e godere dello stesso bene contemporaneamente. Perché ho fatto questo riferimento? Ho fatto questo riferimento per dire anche quando noi chiamiamo alcuni beni con la stessa formula, beni comuni, poi ci incontriamo con dei beni che hanno delle caratteristiche proprie, che devono essere, come dire, considerati con la stessa logica, né pubblici né privati, ma che poi nella realtà devono essere regolati in maniera conforme alla loro natura, perché io non posso far diventare con un colpo di bacchetta magica l'acqua un bene non scarso o suscettibile di usi rivali. Ecco, questo è un passaggio importante da tenere presente. E allora questo processo lungo, non lineare, non è una evoluzione che si è compiuta né pacificamente né ovunque nello stesso modo, ha una sua logica e questa logica io la posso sinteticamente descrivere in questo modo. Dietro la moderna idea di beni comuni, quella con cui facciamo i conti in questo momento, c'è quella che si può chiamare e si deve chiamare la rivoluzione dei diritti fondamentali. Una rivoluzione che è cominciata appunto su quelle che possono essere chiamate le due sponde del lago Atlantico, perché sapete che a fine Settecento, tra il 1776 e il 1779, negli Stati Uniti e in Francia nasce la tutela moderna dei diritti fondamentali. La dichiarazione dei diritti dell'89 in Francia, le dichiarazioni 1776 e anni successivi negli Stati Uniti. Comincia lì questa storia dei diritti fondamentali che poi, soprattutto nelle Costituzioni del Novecento, soprattutto nelle Costituzioni immediatamente successive all'ultimo dopoguerra, troveranno un loro sbocco provvisorio ma significativo. I diritti fondamentali diventano un elemento stabile del panorama e diventano un elemento stabile del panorama allontanandosi dalla cittadinanza chiusa. Oggi noi, quando pensiamo ad alcuni diritti fondamentali, la salute, l'istruzione, la conoscenza, l'accesso a beni della vita come l'acqua o l'aria, non diciamo che questi appartengono a ciascuno di noi in quanto cittadini di un determinato Stato. Diciamo che questi ci appartengono in quanto persone e quindi l'idea di cittadinanza oggi è più larga, non è la cittadinanza esclusiva. I diritti io li concedo soltanto ai cittadini dello Stato. Ma quando in Italia si è cercato a Milano, per esempio, di escludere i figli degli immigrati irregolari dalle scuole materne, c'è stato giustamente non solo una
reazione politica, ma anche un intervento ministeriale che ha detto: ma ci sono alcuni diritti fondamentali delle persone, per esempio l'accesso alla conoscenza, l'accesso alla scuola, che non possono essere subordinati all'essere cittadini regolari. Quando si è detto che i medici avrebbero dovuto denunciare i migranti senza permesso di soggiorno che si recavano da loro per essere curati, c'è stata prima una reazione morale molto importante degli stessi medici dicendo: se ci sarà questa norma noi la trasgrediremo, ma c'è stata nello stesso tempo la consapevolezza che il diritto alla salute è qualcosa che noi ci portiamo dietro, quale che sia il luogo del mondo nel quale ci troviamo. Allora la rivoluzione dei diritti fondamentali è tutto questo, e proietta, se io così posso dire, questa volta un po' enfaticamente, con un po' di retorica, che la cittadinanza si proietta in quel grande spazio comune che è ormai il mondo. Ecco il passaggio molto significativo senza il quale non capiremmo quello che sta succedendo, e non capiremmo neanche la distanza del senso che hanno oggi i beni comuni rispetto al modo in cui veniva concepito nella società feudale o nella società dei comuni o comunque nella fase premoderna. E allora il punto chiave quale diventa? Se io mi vedo riconosciuto un diritto, questo diritto non deve essere, come si è detto giustamente tante volte, solo un diritto di carta, deve essere un diritto che deve poter trovare la sua effettiva concretizzazione nella vita di ciascuno di noi. E allora il problema diventa quello: io ho dei diritti fondamentali, devo individuare i beni che sono strettamente collegati alla sua effettiva tutela. Qui nasce la nuova questione dei beni comuni. I beni comuni sono strettamente legati alla concretizzazione, alla soddisfazione dei diritti fondamentali delle persone. Ed è una maniera di guardare ai beni senza il diaframma, senza la mediazione storica di un proprietario, fosse il proprietario privato o fosse il proprietario pubblico. Si stabilisce una relazione diretta, se così posso dire, tra mondo dei diritti e mondo dei beni, che cambia tutte e due, cambia i cittadini, cambia il mondo dei diritti, ma cambia anche il mondo dei beni, che devono essere classificati in primo luogo mettendo in cima alla scala dei beni i beni comuni. Questo è ciò che sta avvenendo in giro per il mondo, con molte resistenze, che sono resistenze politiche, che sono resistenze legate agli interessi economici, che sono anche resistenze culturali, perché i giuristi sono poi alla fine un po' molto conservatori, e vedere sconvolte le categorie con cui hanno lavorato per secoli, qualche resistenza la produce, ma c'è una forza delle cose, questa volta usiamo l'espressione cose, che travolge queste resistenze. C'è un altro passaggio, dunque, un accesso non più mediato a questi beni, dunque l'identificazione di categorie di beni rispetto alla funzione che loro che adempiono. Infine, c'è un libro di uno studioso italiano che si chiama Franco Cassano. Questo libro ha come titolo Homo Civicus, e non è un titolo particolarmente suggestivo, ma ha un sottotitolo molto rivelatore, perché la ragionevole follia dei beni comuni. È un ossimoro, ragionevole follia. Vero è che la follia ha trovato tanti elogi. C'è un elogio della follia di Erasmo e c'è Amleto che ne parla. La follia ha un suo diritto di cittadinanza, ma parlare di ragionevole follia che cosa ci dice? Ci dice che quella razionalità che aveva fino a quel momento, che fino a ieri o ancora oggi continua a governare il mondo dei beni e il mondo dei diritti, quella vecchia razionalità non regge più. Ci vuole un'altra ragione che, possiamo dire,
legata alla follia di chi vuole innovare o alla fantasia di chi vuole inventare nuove categorie, ma non per il gusto dei giuristi, ma per rendere migliore la vita delle persone e per consentire alle persone di essere direttamente presenti nella gestione della loro esistenza. E dunque noi approdiamo non a un'altra forma di proprietà, ma a quello che è stato giustamente chiamato l'opposto della proprietà, perché la proprietà ha in qualche modo in sé non un peccato originale, ma una sua natura, e cioè quella che tende a escludere, mentre questo meccanismo dei beni comuni tende a includere il maggior numero possibile di persone per rendere possibile la soddisfazione diretta dei loro bisogni collegati ai diritti fondamentali. Questa è un po' la storia che abbiamo dietro le spalle, e questo nuovo rapporto ci parla di beni comuni che non sono identificati perché hanno un loro carattere naturale, ma perché sono collegati attraverso i diritti che devono soddisfare. È proprio la natura del diritto alla conoscenza che ci impone o ci spinge, io dico dovrebbe imporci, di considerare la conoscenza, soprattutto la conoscenza in rete, come un bene comune, perché la conoscenza in rete serve a molte cose. Serve a far crescere maggiormente la nostra personale vita, quella che si dice costruire liberamente la personalità, ma ci serve per partecipare alla vita comune, ci consente di controllare chi esercita il potere, perché se cresce il numero di informazioni, quella che si chiama la trasparenza resa possibile dalla rete, cresce la possibilità di verificare chi esercita bene e chi esercita male i propri poteri pubblici o privati che siano. E naturalmente c'è anche una novità molto particolare legata a questa dimensione non materiale di alcuni beni come la conoscenza in rete. Perché un argomento o un'obiezione è bellissimi discorsi, ma se non ci sono le risorse, come si fa a garantire questo carattere comune dei beni? Ora, questo per quanto riguarda la conoscenza in rete, che è per quanto riguarda i beni non materiali, non fisici e scarsi come l'acqua, il più grande bene comune che l'umanità abbia conosciuto nella sua storia, questa obiezione non vale, perché basta stabilire che questo è un bene che rimane nella disponibilità di tutti. Non c'è bisogno di politiche redistributive, non c'è bisogno di stabilire qual è la misura economica che poi legittima l'accesso a questi beni. Questi beni sono lì, solo se io non opero nuove chiusure diventano direttamente accessibili e fruibili da tutti senza bisogno di nuovi investimenti. Questa è l'altra novità che è legata a questo modo di guardare ai beni comuni, ma a suo modo anche il discorso sull'acqua. Se voi guardate, per esempio, è un caso italiano che io cito senza voler fare pubblicità a nessuno, c'è un protocollo d'intesa che è stato stipulato tra la Regione Puglia e l'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese, lo ricordo, perché è il più grande acquedotto d'Europa, forse del mondo. Che cosa è stato stabilito? È stato stabilito che quando le persone hanno un reddito inferiore a una certa soglia, una quota di consumo dell'acqua è gratuita, perché proprio corrisponde alla necessità di tutelare un diritto fondamentale, il diritto alla vita. Questa cosa mi richiama il tentativo che si sta facendo in India di stabilire il diritto al cibo come bene comune, stabilendo addirittura nella Costituzione qual è la quantità di riso a cui ciascun indiano, che ha un certo reddito inferiore a una certa soglia, diritto gratuitamente. Dopodiché c'è il
in questo protocollo tra la Regione Puglia e l'acquedotto pugliese una graduazione delle tariffe che naturalmente seguono quello che è il reddito delle persone e che in questo modo sono costruite in modo da non generare profitto, ma da generare le risorse che sono poi necessarie per una gestione comune di quel bene. Dunque, voi vedete che ci sono percorsi che ci svincolano un po' da questo terribile meccanismo che sta in questo momento prendendo al collo soprattutto l'Europa, e cioè la dipendenza dalla legge di mercato che è diventato il nuovo diritto naturale del nostro tempo. E allora credo che questo sia molto importante, perché se noi guardiamo, io voglio adesso cercare di chiudere rapidamente, quindi ho sintetizzato in alcune formule questo discorso prima di chiudere sulla democrazia. E allora, in questo orizzonte nuovo che io ho cercato di disegnare, compaiono parole che erano un po' scomparse o alle quali non davamo più il peso giusto. Il bene comune, di cui si erano perdute le tracce nella furia dei particolarismi, dell'estrema individualizzazione degli interessi, in qualche modo si incarna nei beni comuni, perché a quel punto c'è un interesse di tutti a gestirli nella stessa maniera, non c'è la concorrenza distruttiva. Il mio interesse è soddisfatto soltanto se io in qualche modo esercito una sopraffazione sugli interessi del mio vicino. Un'altra parola, questi beni si sottraggono alla logica dell'uso esclusivo e ci parlano di condivisione. E poi c'è il legame sociale, la possibilità di iniziative collettive. C'è il futuro che è cancellato dallo sguardo corto del breve periodo e che ci è imposto invece dai beni comuni come un tempo più lungo, perché noi, soprattutto se guardiamo all'ambiente e a ciò che nell'ambiente c'è di comune, lo dobbiamo salvaguardare anche per le generazioni future. C'è una bellissima frase che forse voi conoscete, che viene dalla cultura degli indiani d'America: noi non abbiamo avuto la terra in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri nipoti. Cioè un obbligo di trasmettere quel bene senza averlo trasformato in modo tale da renderlo non più godibile da coloro i quali verranno chissà quanto tempo dopo. E c'è in questo una novità dei beni comuni, se noi li guardiamo nella dimensione planetaria. Quando, se riusciremo a far entrare nella disciplina ordinaria anche nel nostro paese queste idee dei beni comuni, ci può essere un signore che a Bolzano chiamerà davanti al giudice gli amministratori del comune, non so, di Piazza Armerina in Sicilia, dicendo: voi non state conservando in maniera adeguata un bene comune dell'umanità che sono questi meravigliosi mosaici. Oppure gli amministratori di Noto, una delle gemme del barocco siciliano. La logica proprietaria tradizionale giuridica dice: ma qual è il tuo interesse? Tu abiti a Bolzano, magari non metterai mai piede a Piazza Armerina o a Noto, tu non hai interesse per poter andare in giudizio. Ma se noi entriamo in quest'altra logica dei beni comuni come appartenenza diffusa, come patrimoni che dobbiamo conservare e tramandare, io posso dire: non so se mio figlio o mio nipote un giorno vorrà andare a Noto, a Piazza Armerina, io voglio che quel bene venga conservato come comune per lui. Ecco, questa è l'altra maniera di vedere, e questo significa dare potere ai cittadini, un potere che dissolve molto delle logiche burocratiche di potere che abbiamo di fronte a noi. Questo genera legami sociali, evidentemente, e, come dire, c'è una parola
che viene pronunciata in modo sempre più flebile, e invece una delle grandi parole, ed è eguaglianza, perché i beni comuni non tollerano discriminazioni all'accesso. Tutti coloro i quali che entrano in rapporto con questo bene, perché c'è un diritto fondamentale che li sorregge, non possono essere discriminati. Ecco allora un dato molto significativo che ci porta al di là non solo delle categorie giuridiche, ma delle stesse logiche che ci hanno accompagnato per anni e che ci devono parlare anche di un'altra cosa. Adesso se ne parla di meno, ma c'è stato un periodo in cui nella discussione pubblica anche italiana ritornava con molta intensità il riferimento alla foresta amazzonica, dicendo deve essere salvaguardata perché? Perché è un pezzo fondamentale per la tutela dell'ecosistema planetario. E il problema è, nei diritti dei popoli che hanno trovato riconoscimento anche in documenti delle Nazioni Unite, si dice giustamente che ciascun popolo ha diritto a governare liberamente le proprie risorse. Ma se la gestione delle risorse da parte di un popolo può determinare un danno generalizzato, come si reagisce? E qui si introduce in un modo nuovo l'idea di solidarietà. Se noi vogliamo che i brasiliani tutelino la foresta amazzonica, faccio questo esempio che è facile, ma ci sono tanti altri casi che potrebbero essere citati, tutto il mondo interessato a ciò deve intervenire in qualche modo compensando i brasiliani per ciò che perdono sfruttando quelle foreste, tagliando alberi e facendo diventare quello legname pregiato che serve in giro per il mondo. Ecco che la logica dei beni comuni sfida non solo il concetto di proprietà, ma anche il concetto di sovranità nazionale, perché se gli individui sono portatori di diritti, quale che sia il mondo, il luogo del mondo dove si trovano, e non perché gli è stato, come dire, sono stati timbrati come italiani, brasiliani, inglesi o indiani, lo stesso tipo di preoccupazione dobbiamo essere, o di logica, essere capaci di trasferirla nella dimensione dei beni. E allora siamo oltre il pubblico e il privato, e c'è un altro accenno che io voglio fare, che ci dice: i beni allora tendono a configurarsi non solo come l'opposto della proprietà, ma anche della sovranità. Sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi sociali e alla soddisfazione di diritti fondamentali. Appartengono a tutti e a nessuno. Tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi. Diventano condivisi per se stessi e dunque devono essere gestiti in base a principi di eguaglianza e solidarietà e richiedono forme effettive di partecipazione e controllo degli interessati. Incorporano la dimensione del futuro, come vi ho detto, come obbligo nei confronti di chi verrà dopo. E in questo senso costituiscono un vero patrimonio dell'umanità che conferisce a tutti il diritto di tutelarli. E attraverso questa molteplice attribuzione di poteri, i beni comuni possono promuovere una cittadinanza diffusa ed eguale. E allora siamo al punto nodale. Questa è la vera natura nuova dei beni comuni. Perché quando prima delle chiusure i contadini del contado inglese andavano, prendevano acqua, facevano pascolare pecore, facevano la legna, ma non erano accresciuti nel loro essere cittadini. Potevano soddisfare bisogni essenziali, ma non avevano un di più di potere all'interno della collettività. E invece
quando c'è questa associazione tra diritti, tra mondo dei diritti e mondo dei beni, c'è un dato partecipativo in primo luogo, c'è una distribuzione di poteri non gerarchizzata, non c'è chi ha più e chi meno poteri, tutti hanno lo stesso tipo di poteri nei confronti dei beni comuni, promozione dell'eguaglianza, necessità di solidarietà, e non c'è soprattutto una subordinazione alla logica economica che, io lo dico con molta convinzione, anche se questo può apparire a qualcuno eccessivo, che tende a distruggere la democrazia, o meglio, dichiara indifferente o considera come un ostacolo il fatto che dei beni vengano collocati fuori dalla logica economica. E dunque i diritti l'associazione diritti fondamentali, beni comuni, ci dà un'altra piattaforma democratica. La piattaforma democratica che congiunge la persona coi suoi diritti fondamentali, coi suoi bisogni, a qualcosa di comune, ci proietta al di là dell'atomizzazione individualistica e congiunge la persona con il cittadino. È troppo avere affidato a questa nuova logica tanti compiti, ma io credo che solo se pensiamo in grande possiamo avere la speranza anche di costruire beni comuni per la democrazia. Se voglia di bene comune.